disturbi la notte se non lo fai ballare. Buonasera a tutti, sono Claudio, sono uno dei tanti, ci tengo a dire uno dei tanti del Comitato di Arquata, e ci tengo a dire che la manifestazione del 26 bisogna ringraziare tanti giovani, come definiva qualcuno, ma anche tanti meno giovani che fanno parte del Comitato, che per me è una cosa fantastica, il fatto che ci troviamo insieme, giovani, giovanissimi, persone anziane, a condividere una battaglia. Permettetemi tre ringraziamenti che non sono scontati. Il primo è il nostro sindaco, che ha dimostrato che cosa significa essere un sindaco di una comunità, che ha dimostrato che cosa significhi provare ad ascoltare i cittadini che protestano. Oggi, con gli strumenti che sono i social network, un mio amico di Novi diceva ai novesi del comitato di Novi: andiamo in gita da Arquata a vedere che cos'è un sindaco, perché non dappertutto ci sono sindaci come Spinetto, no? Perché per esempio a Novi Ligure, a pochi chilometri da qua, c'è un sindaco che nega le sale al comitato locale novese contro il Terzo Valico, e c'è un sindaco che non si sogna minimamente di convocare una giornata pubblica in cui tutti possono discutere insieme. Il secondo ringraziamento lo faccio a Stefania, perché sappiamo che sono tantissimi anni che porta avanti la battaglia contro il Terzo Valico, e credo, come dire, che siamo tutti riconoscenti del lavoro che ha fatto tanti anni dietro insieme ai rigorosini, che straordinari hanno affollato la manifestazione del 26, e il lavoro che sta facendo. E il terzo ringraziamento lo faccio a Gianni, e questa cosa secondo me è sintomatica. Sono seduti in parti diverse del tavolo, però tutti quanti insieme si è lavorato per la riuscita di quella grande manifestazione, e quando all'inizio eravamo in pochi a dire dobbiamo costituire il comitato notato Terzo Valico di Arquata, Gianni è stato uno dei primi che ci ha creduto, e per questo lo ringrazio. Guardate, io sono convinto di una cosa: la giornata del 26 è una giornata che credo rimarrà nella storia di questo paese, perché questo paese ha dimostrato che sa essere una comunità unita. Tutti quelli che erano in piazza hanno visto, c'erano i bambini, c'erano gli anziani, c'erano gli amministratori pubblici, grazie a tutti gli amministratori pubblici che sono venuti in piazza, e tutti quanti insieme abbiamo scongiurato i corvi, gli uccellacci del malaugurio che volevano la calata dei barbari sul paese d'Arquata. Come potessero immaginare la calata dei barbari, questo non riesco a capirlo, perché tutti sanno che amiamo Arquata Scrivia e non avremmo mai permesso che ci fosse stata una manifestazione che non avesse avuto il massimo rispetto di Arquata, della sua gente, dei suoi negozi. E anche mi fa piacere che moltissimi negozi sono rimasti aperti, e anche molti negozianti ci dicono: ragazzi, mandare alla prossima manifestazione perché hanno fatto un sacco di affari. Questa è sempre una cosa interessante. Diciamo così, tanti ci chiedono che cosa farà adesso il movimento Notam Terzo Valico. Noi rispondiamo quello che abbiamo sempre detto: ci riuniremo di nuovo in una grande assemblea popolare e tutti quanti insieme decideremo quali saranno le prossime mosse del movimento Notam Terzo Valico. Lo dico per tutti, permettetemi lo spot: la prossima assemblea popolare di tutti i comitati, sia sul versante Ligure che sul versante piemontese, sarà venerdì 22 di questo mese al Foral a Novi Ligure, perché questa volta abbiamo deciso di convocarla a Novi e non ad Arquata, e quindi tutti ovviamente sono invitati a partecipare, così come la settimana prossima riuniremo il comitato arquatese per capire anche le prossime cose che faremo col comitato d'Arquata. Io quello che voglio dire è questo: che credo che in questo periodo, dove molto spesso si parla di una distanza fortissima fra la politica e i cittadini, questo paese invece sta dimostrando che si può stare uniti, si può marciare insieme. Peccato per i consiglieri comunali che hanno deciso di non partecipare alla manifestazione, peccato, perché io credo che i consiglieri comunali che hanno deciso di non partecipare alla manifestazione hanno perso un'organizzazione, hanno perso un'occasione di democrazia. Quantomeno dovevano venire lì in mezzo a quella gente ad ascoltare quali sono i timori che la gente ha rispetto alla costruzione del Terzo Valico. Qualcuno ripete come un disco rotto che sono un partito responsabile, e che quindi un partito responsabile può mica schierarsi con i notab. Sì, il Partito Democratico è un partito responsabile della distruzione di questa terra, della distruzione dell'acquedotto di Sottovalle, del rischio della distruzione dell'acquedotto di Arquata Scrivia. Sono responsabili del fatto che forse tireranno fuori amianto dall'Appennino, sono responsabili del fatto che paventano questo eterno problema dell'ordine pubblico, quando nel momento in cui dovessero rinunciare all'opera non ci sarebbe nessun problema di ordine pubblico. Io spero che in questo paese che Arquata Scrivia, anche a partire, diciamo così, dal clima che Arquata Scrivia si respira, che la delibera che ha letto Stefania, che secondo me rappresenta una delibera ottima, che fa un ulteriore passo avanti rispetto alla delibera del 2005,
5, io mi auguro che tutti i consiglieri comunali decidano di votarlo all'unanimità per non rompere, diciamo così, questo idillio con cui questa comunità sta marciando. Se qualcuno non voterà per la delibera, io dico peggio per loro. E, come dire, credo che si è fatto tutto il possibile, come dire, se il comitato Natale Terzo Valico ha potuto vedere quella delibera, perché l'altra cosa importante è che l'amministrazione comunale si è voluta confrontare col comitato, ha voluto discutere, credo che quella delibera sia in parte frutto anche di quella che avevamo fatto presentare, è stata una discussione condivisa, fatta tra tanti e diversi. Io credo che stiamo scrivendo l'ennesima bella pagina di questa comunità alpatese, e guardate che se continuiamo a restare così uniti,